Sono due grandi amiche. Non si somigliano per niente, neanche caratterialmente. Potrebbero essere il diavolo e l'acqua santa. Vi faranno impazzire, perché qui vengono a fare fino anche le nonne un po' pazze. Sono Rita Dalla Chiesa e Fiordaliso, buongiorno! Buongiorno! Prego Rita, grazie. Prego Fiordaliso! Ciao, buongiorno! Beh, in realtà il vaccino ce lo siamo già dato, perché sennò prima sembriamo maleducate, no? È per evitare, capito? Certo. Rita e Marina, ti dovrei chiamare Marina, ma te sei la Fiorda, la nonna, capito? Fiorda, è la Fiorda. Allora, Rita, a proposito, Rita non c'è oggi. Cioè, perché lei è la figlia Giulia, perché è guarda, figlia, ogni volta che ci vedo sei Rita, sempre più, cioè, è pazzesca, la somiglianza è impressionante. Rita, dammi una mano, perché sì, cioè, io ti ho messo lì di fronte, così ci guardiamo, no, così, e la plachiamo. Così la plachiamo, sì, io ho questa ragione. Nomea, capito? Ma non è stamatta vero. Che, diciamolo, hai fatto le due in teatro, perché tu sì, stai... Sì, ieri sera, diciamolo, sono andata, perché è anche bello dire quello è che certo, succede a Roma, nella certo, nostra città. Certo. E in Italia sono andata a vedere il musical di Evita, che e devo dire andate a vederlo, perché è veramente gli attori sono strepitosi, brava Malika, e bravo... Piparo per questo adattamento in italiano bellissimo. Da faccio i complimenti. Rita, dimmi. Ma ci fai capire quando è che una come te, sì, che siamo abituati a immaginare tutta così. Non lo sono, ma non così. Sei così, è e lo problema. Scopriamo adesso. Che io non sono così. Come vi siete conosciute? Sono che la cosa... prima donna che l'ha capito. Che ha capito che lei non veramente è così. Che cos'è, non sono Rita? Così. Questa amicizia, raccontaci. Ma questa amicizia nasce dal fatto che abbiamo amici in comune, eccetera. E quindi, però, lei mi è sempre stata simpatica, perché ha sempre avuto il coraggio di dire in faccia quello che pensa, un po' come me. E solo che lei lo poteva fare, sempre e comunque, perché lei è un artista. E agli artisti viene perdonato quasi tutto, vero, no? Vero. Invece, a me, che dovevo fare queste cose sempre molto... Certo. Mirate, molto sulla giustizia, volevano che io fossi sempre molto tranquilla, drammi ogni volta che io all'inizio di Forum facevo fare la canzoncina, perché quello era, era il mio lato più vero, e a me non era concesso. Allora con Marina ci siamo incontrate poi parlando così quest'estate. Però siamo due anni che ci conosciamo. Sì, diciamo, sì, non è un'amicizia lunghissima, però è che è un amore che è nato, che è come se ci conoscessimo da vent'anni. Sì, no, e questo è per dire che siamo amiche prima di aver fatto questa cosa. Prima di aver fatto una cosa che tra un po' scopriamo. Okay, sì, senti, sì. Fiorda, te è matta come una zucchina, almeno questo lo sappiamo da sempre. E guai se non perché fosse... Ma le zucchine sono matte? Ah, non lo so, si dice così. Non modo di dire. Forse perché si possono anche prestare a mille usi diversi, capito? E allora sono molto bene all'intestino. Esatto, oltretutto. Non vorrei che questa cosa pensassero che io faccio quello che fa le zucchine, però... Però c'è una cosa che vi accomuna, oltre tutta questa, la magia di un incontro, io mi rendo conto che a pelle poi si sente che ognuna può dare qualcosa all'altro, sì, questa poi è l'amicizia. Voi avete anche un'esperienza umana bellissima che condivide, voi siete due nonne, ci è un po' difficile. No, come ma dire, no, non è noi che diciamo perché siamo abituati a vedervi così sprinti, no? No, che no, uno no. Poi pensa, due nonne, Lorenzo e Rebecca, che insomma le nonne siamo abituate a pensare così che stanno sulla seggiola lì è nonne attive dinamiche sei rimasta la nonna di Biancaneve però voglio dire ma dai ma la nonna non è mica più quelle così. Non sono più così e no, allora queste due che fantasia genio ce l'hanno l'arte ce l'hanno che cosa si sono messe a fare si sono inventate le favole per i bambini. Ma attenzione, io prendo la mia copia, che è quella che ho segnato, perché altrimenti che è certo carina. Con tutti i nomi, perché è ci vuole. Grazie, che carina. Ma ragazzi, questa non è TV 2000. Non è così. Questa è TV 2000. Ma io vi leggo solo dei titoli. Allora, e così capite pure chi li ha scritto. Cacciatore di stelle. Elefante innamorato e fin qui la cosa è facile. Sniffo, sniaffo, poi passerei a un puzzapiedi, scusatemi, perché questo ve lo devo dire. Pedro palla di pelo,
L'asinello e la bambina, che cosa tenerissima, certo, una roba, eh? Scusate, il giobulletto e la principessa sporcaccina. E qui capite che diamine di favole possono essere. Fiorda ha una creatura angelica alla quale voi vi rivolgete, perché sono favole veramente per i bambini. Raccontare la favola di Puzzapiedi ce ne vuole un po'. Dillo a noi. Allora, quello che raccontaci, allora, come nasce questo libro. Tu non sei nonna. No, oddio. E si vede. Gagra, ti spiego perché. La prendo come complimento. È un complimento, oppure, e da una parte. E dall'altra, però. È un po' per spiegarti, sì, due cose. Allora, i bambini di adesso si divertono molto con tipo la parola puzzapiedi. Io ho una nipotina di 5 anni e veramente sono abituata a inventargli le storie prima di. Perché io sono. Allora. Diciamo subito, premessa, che noi siamo due nonne vere, non siamo due nonne convenzionali che devono preparare la torta di mele, che fanno, no, le tagliatelle. No, io andavo a comprare in pasticceria e gliela, no, contrabbandavo come fatta da me. Faccio un esempio, oggi pomeriggio noi, un esempio vero, oggi pomeriggio, certo, noi abbiamo il firmacopie, dove ce l'abbiamo? Sull'Appia. Sull'Appia. Siamo alla Mondadori dell'Appia e io sono molto, ecco, dispiaciuta. No, lo dico io, perché se no sembra, brava, che, lo dico io, eravamo là e mi dice, mannaggia, oggi ho firmacopie, è la prima volta che non vedo la recita di Lorenzo. E questo vi fa capire che noi siamo delle nonne. Posso farvi? Lo devo dire io. Un applauso. Che ci siamo, che lo dico, va bene. Allora, ti dico, tu bellissimo non sei nonna, questo, ti spiego perché. Perché i bambini con questi nomi particolari, quando gli dici ai bambini ti puzzano i piedi, certo, loro ridono, sì, come i pazzi. Ecco, allora io ti sei forte di questa cosa. È forte di quella cosa, una notte si sveglia, ecco, perché raccontiamo. Marina dorme poco, ecco. Allora una notte si sveglia e mi manda un WhatsApp dicendomi, e se facessimo una favola su un bambino che si chiama Puzzapiedi? Allora, per favore inquadratemi questa donna meravigliosa che è Rita dalla Chiesa. Strabuzza, facci vedere la faccia che hai fatto quando leggi questo WhatsApp. Puzzapiedi. Ecco. Orrore. Se ne parla proprio. E io adesso che cosa mi invento, certo, su un bambino che si chiama Puzzapiedi? Perché lei dal letto col WhatsApp faceva, lei aveva le idee, mandava. Poi dopo, il giorno dopo, veniva da me e io gliele dovevo costruire. E certo. Ma puzza... La, lei è la giornalista, mica so io. Io ho detto, dunque, allora, ci deve essere Puzzapiedi, la strega barbocchia, la fatta Bluette, dalla fatta turchina. Attenzione, da turchina a Bluette, l'avevate colta. Vedo che Laura mi sorride, non l'avevi colta, va bene, una roba bellissima. Non da possiamo. Turchina a Bluette, da, ragazzi, è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Allora hai fatto Bluette da Turchina e, dico, e lei mi fa, e mo? E mo devi scriverla, certo. Sei te, cioè, lei mi dava vita, come sniffo e sniaffo, esatto. Sniffo e sniaffo, no? Sono due pulcini. E poi lei, da Emiliana, e diceva, poi arriva la nonna Ginetta. Nonna Ginetta e gli fa, zacchete, e gli mette in padella. No, no, non si possono mettere in immaginate padella. Immaginate i bambini che potevano. Brava. Potevano... Senti, ascolta, ti voglio dire una cosa. Di Fiorda. Mia nipote non dorme mai. Eppure lei, vuole, sì, no, donna, vuole famiglia, delle favole lunghissime. Ecco. Allora, Sniff e Sniaffo, dico la verità, è stata una delle mie prime favole che racconto da 3 anni. Ma per farla addormentare li faccio subito morire. La fai morire, ti poveri. No, ti se no poi li faccio rinascere. Però vi assicuro, non c'è niente di truculento. No. No, ma no, lo voglio dire a casa, sistemate. Perché anzi sono favole, permettete, per me che le ho lette, credo servano anche molto agli adulti. Questa è la questo mia opinione personale. Detto, no, e dopo detto. Ci arriveremo. Perché noi siamo venuti a curiosare, perché solo una matta più matta di queste due poteva in un certo senso, come dire, portare al pubblico un assaggio di queste favole. Questa matta, che è un'amica nostra a cui teniamo tantissimo, si chiama Catena Fiorello. Guardate qua che cosa è uscito fuori. Ci è andato Giacomo Avanzi, guardate qua. C'era una volta un nonno che andava sempre in giro con dei pantaloni con le tasche giganti. Strega Barbocchia l'aveva colpito con un incantesimo veramente cattivo. Per lanciare la scala nelle mani della Stellina. Sapeva che lei lo stava aspettando. Ma
penso che secondo me loro sono nate con questa capacità di raccontare e di coinvolgere, ma mica solo i bambini. Vero? Sì, e già questo è un buon punto di partenza. Ti leggo un pezzettino di Puzzapiedi. Rita e Fiordaliso sono riuscite in una missione che sembra facile, ma non è: coinvolgere i grandi e i bambini in delle storie che nascono così dalla fantasia. Non è facile raccontare e coinvolgere gli altri. Il bambino aveva dei piedi così puzzolenti che nemmeno le sue scarpe si facevano trovare. Ma quando Rita ti ha detto di questo progetto, te come hai reagito? Sai che non mi sono meravigliata affatto, perché Rita, ripeto, io la conosco molto bene, un po' meno Fiordaliso, ho diciamo più confidenza con Rita, e so la sua capacità. Credo sia una dote rara, quella dell'empatia, di creare con le persone che ha di fronte qualcosa di quasi sempre profondo. Alla fine avete scritto un libro, sì, di favole, e si chiamano favole, ma sono storie che piacciono a tutti. Sai che la gente, con tutti i problemi che ci sono in giro, ma tanti, ne abbiamo tanti, e tutti, a tutti i livelli sociali, dal più basso al più alto, dalla principessa all'operaio. Allora a volte senti proprio il desiderio di prendere in mano un libro, sì, perché è proprio un gesto importante quello di tenere, e non solo i tablet, teniamo in mano i libri di carta, e dici, beh, adesso leggo qualcosa che mi fa un po' volare, però leggero. Chiese a tutti di prestargli un pezzo delle loro reti e, seduto sul pontile di legno, cucì in fretta una lunghissima scala di corde colorate. L'augurio che faccio a Rita, a Fiordaliso, è quello di andare in giro per l'Italia e godersi il successo che io so già essere lì messo da parte per loro. La fila l'avete vista lì fuori, vero? Sì. La gente le aspetta, le vuole in giro per libreria. Ragazze, andate che vi chiamano. Catena Fiorello, no, io l'adoro. Ciclone, beh, io non la io conoscevo, l'ho conosciuto grazie a Rita. Io adoro Catena, la ringrazio per le cose che ha detto. Veramente. Siamo molto amiche e ho seguito molto anche del suo girovagare per l'ultimo libro che ha scritto, L'amore a due passi, e lei mi ha addirittura regalato un Orlando, perché sono Orlando e Marilena, no? Mi ha regalato il paladino Orlando da Bellissimo. Tenere al collo, e mi ha detto: quando troverai il tuo Orlando lo regalerai a un'amica. Mamma che deve mia. Sì, ma lei quindi aspetta, grazie. Ancora il principe azzurro, ma voi chiamate le favole, che avete inventato le favole, questo lo voglio dire, che raccontano con una tenerezza, ma con grande anche attenzione, il mondo che è intorno, perché io vi do soltanto dei suggerimenti. In una favola voi ci mettereste una giraffa che si chiama Clotilde, che però è nata un po' storta perché c'è il collo corto? Oppure, per esempio, nonno Gedeone, che amore. Vive ancora nel ricordo bellissimo della sua Mariolina. Della sua Mariolina, sì. Meravigliosa, che però riesce a ricreare famiglia con i bambini che forse non sanno cosa significa avere un nonno. O ancora un Pedro Palla di Pelo, che insomma è un canetto che sta lì. No, non è un canetto, è il mio cane. Vabbè, non posso dirlo, nella favoletta è un canetto, sì, così, certo, che però, gente, che però diciamo. Trova il senso della vita in un certo senso, nonostante l'umano l'abbia abbandonato. Insomma, ragazzi, avete fatto un lavoro di raccontare anche cose non facili. No, penso ai bulli, vi faccio soltanto questo esempio, Rita e Fiorda. Raccontare ai bambini che forse è il caso di non tenersi le cose per sé, ma tra virgolette andare da qualcuno. Rita, a me mi avete fatto riflettere molto, se devo essere sincera, quando io mi sono imbattuta in questa favola. Grazie, guarda, grazie. Io questa favoletta qui, l'ultima che dici, sì. Che è quella della macchinina gialla, che è dedicata a mio nipote e a tutti i bambini che purtroppo, per colpa nostra, hanno troppo, secondo vero, me, vero. E si dimenticano di quello che hanno. Quando perché ogni tanto facevamo le prove, no? Su Lorenzo, su Rebecca, certo, perché certo, è chiaro, per vedere le nostre cavie, certo. Le nostre a parte cavie. Che Lorenzo c'è proprio nel Cacciatore di Stelle, sì, attenzione, vabbè. Questo dobbiamo dirlo. Lorenzo sì. Però della macchinina gialla, io era una macchinina che gli avevo regalato, e poi lui ci portava i cuginetti in giro nel prato, cose di questo genere. Poi un giorno l'hanno messa sotto il portico, e quindi ho cercato di mettermi all'interno della testa di questa macchinina gialla,
che prima era amata da tutti perché lei era bella, perché era nuova, perché era così, eccetera. Poi arrivano altri regali e lei viene messa da parte. Quindi io racconto tutta questa storia, la racconto a Lorenzo, lui mi sta a sentire. Ah, racconta però come l'avevi fatta finire la favola. No, che... no, di bontà. No, com'era all'inizio, perché l'hai cambiata. Ce l'abbiamo tra l'altro alle spalle, grazie regia come sempre, le illustrazioni poi non vi dico che cosa sono. Di quelle di Silvio Scotti, meraviglioso, bravo Silvio. Che se la macchinina già, che rischia, mettiamo così. Che rischia di essere messa nel dimenticatorio. No, è diciamo stata messa Lorenzo nel dimenticatorio. Come l'ha presa? No, Lorenzo l'ha presa male. Ecco. Cioè, non ha detto niente. Gli ho detto, ti piace Lorenzo? Sì. Si è girato e se n'è andato. Ho detto, hai visto che t'ho beccato? Il giorno dopo lo chiamo e gli faccio, Lollo, senti, ma vuoi salire da nonna e vediamo di cambiare il finale quello della favola? Dire, e lui ha detto, sì, nonna, è venuto, si è messo vicino a me, ho cambiato il finale della favola. Ed era tutto molto più perché aveva capito, ecco, era quello che volevamo con Fiorda. Sì. Il messaggio. Esatto, mandare dei messaggi forti e chiari, Fiorda, ai bambini. Come l'elefante. Tu le raccontavi le favole a tuo figlio? Sì. O sei più brava adesso da nonna a raccontare? Sicuramente ho più tempo da nonna, che è diverso. Perché una volta, cioè lavorando, io ho sempre avuto bisogno delle tatele, oppure era mia mamma anche che mi ha aiutato molto, invece la nonna... È la tata, quindi mi godo molto di più mia nipote dei miei figli, però sono sempre stata una madre che si è sempre inventata le cose, quello sì, le ho sempre raccontate. Sai perché gli ho fatto questa domanda? Perché vi accennavo prima ad una cosa che mi farebbe piacere che a casa capissero, credo che queste favole possano veramente aiutare a donare degli spunti ai genitori, forse più che non ai stessi nonni, perché... Quando si vede il disagio, ecco, di un figlio che forse non si sente adeguato rispetto agli altri, senza che abbia problemi grandi come la giraffa, diciamocelo chiaro. No. O quando si sente la malinconia, si avverte la malinconia dei bambini che evidentemente non sono compresi a scuola, senza che necessariamente ci sia un bullo, attenzione. Oppure ancora, quando questi bambini non vengono educati ad andare dai nonni. Che è un'altra cosa tristissima. Quel nonno Gedeone, Rita, è stata grande. No, io non abbiate bontà, provate a leggere queste storie, perché possono veramente aiutare. Ma guarda, ti ringrazio, perché tante volte con lei dicevamo, è molto meglio, sarebbe molto più facile scrivere un romanzo che scrivere delle favole per bambini, perché devi stare attenta al linguaggio, devi stare attenta al particolare, che possano capire anche loro, a non essere né troppo facili, come alcune favole di oggi, dicevo a lei... io magari sono andata un po' in giro in libreria. Sì, perché lei è una precisa. Io no. È Rita dalla Chiesa. Una precisa. Sono andata a vedere. È andata a prendere 2000 libri per vederli. Ho detto, ma che te sono frega? Sono andata a comprare i libri. Li ho comprati per comprati, vedere come erano fatti. E mi sono resa conto che ci sono dei libri, magari alti così, di favole, dove ci sono delle illustrazioni, però ci sono solo tre righe, non c'è il contenuto, è passato il cammello, ah davvero hai visto il cammello? Sì, è andato di là. No, non ha preso una banana e poi l'ha data alla scimmia, fine della favola. Ma veramente allucinante. Sì, esatto. Vabbè, ma è così, va di moda così, noi siamo state un po' fuori moda. E infatti c'è stata un insegnante che ha detto, dice io vi ringrazio perché avete fatto un libro di favole che in qualche modo può essere, mi ha scritto una mia amica di 60 anni da Palermo, mi ha detto ho comprato il libro, pensavo l'avesse, l'ho letto tutto d'un fiato. Cioè, devo dire sì, perché dopo la prima dici fammi vedere dove vogliono arrivare, poi arriva la seconda, poi ci sono i titoli che ti prendono, ma tu non sai, la scena è stata questa, che lei appunto è una meticolosa, prima di fare una cosa che non conoscevamo niente, è andata a vedere gli altri libri. Si chiama essere professionisti. Sì, questo, no, ma non me ne frega niente. Allora, capito? No, ma non me ne frega niente. Capito? Allora gli viene la fissa e dice: ma Marina, queste favole sono tutte corte, le nostre sono lunghissime.
Allora abbiamo incominciato a guardare le favole, dovevamo tagliarle così, a un certo punto ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: senti, ma sai che c'è? Ma noi le teniamo così, sti cavoli! Chi le prende così? Ti ricordi che volevamo accorciarle? Era stato le crisi ci sono venute per mille cose. Perché... immaginiamo. Ma lei è lei precisa. No, lei... no, i nomi, devo dire, su alcune favole li ha scelti lei. Ogni lottando tanto... fino alla morte, eh? Chi, con la casa chi cedeva poi? Cedeva Rita? Cedevo io. No. Beh, no, per il finale di Sniffo Sniaffo ho ceduto io, non me li hai fatti morire. Certo che no. Cioè, questo per farvi capire, immaginiamo solo la lotta tra perché i bambini due. Devono andare a letto con delle note serene, non devono andare a letto con due pulcini schiacciati dalla padellata. Come flagellati nel vero senso della parola, in padellata. Quindi, no, io, c'è il gattino Bagnino, Umbertino. No, che lì ci siamo divertite, perché poi Umbertino in realtà è un nostro amico, no? Allora abbiamo detto che è tutto ganzo così della Riviera Romagnola, dico mo gli facciamo riferimenti con la cabina col pedalò bellissimo, no, mo gli facciamo fare il bagnino. Adesso gli facciamo fare il bagnino, è vero. E questo gattino è tenerissimo perché lui vorrebbe diventare come i cani Terranova, come i cani Terranova che vanno a salvare le persone. Lui ha paura dell'acqua e quindi gli facciamo fare tutto, non lo so, ci siamo divertiti. Allora molto, c'è da dire che alcune favole proprio vengono dalla mente di ognuna di noi. E invece altre le abbiamo veramente costruite con tipo il titolo e poi ci siamo messe, io come come si dice, ce uno sparviero qui dietro. Lei sullo sgabello, sullo sgabello, uno sparviero così, lei che scriveva. E alcune sono proprio state costruite virgola per virgola proprio insieme come il gattino Umbertino, la principessa sporcaccina. Avevamo solamente la casa editrice che ci diceva sporcaccina, che è una cosa che non si può sentire. No, ma la casa editrice che ci chiamava e diceva ma non possiamo chiamarla togliete un po' di roba con sporcaccino, invece qualcosa ho tolto. Beh, ma qualcosina, poi adesso doveva restare. Sai che succedeva? Lei se ne andava a una certa ora, io finalmente mi rimettevo. Non aveva lo sparviero qua dietro. Mi rimettevo al computer e la facevo un pochino più a modo morbida. Mio. Poi gliela mandavo, lei non si accorgeva. O per quieto vivere facevi finta di niente. Mi ha tolto tutte le pulci che c'aveva in testa. No, le pulci erano i pidocchi. Il pidocchi è un po' pesante. Ci sono i pidocchi, i bambini ce li hanno i pidocchi. Siete meravigliosi. Guardate, questo duetto potrebbe durare le ore. Posso chiedere che cosa sta dando questa amicizia l'una all'altra? Cioè, Rita, ognuno di noi quando è un amico attinge all'altro, eh? Che cosa sta portando questa amicizia nella tua vita in questo momento? Forza. Marina mi ha dato una grande forza, lei in quel momento cantava La Lupa, una canzone bellissima. Un video meraviglioso. Un video stupendo. L'ha fatto il mio bambino! Veramente? Sì! Ma è bello per forza! Bellissimo. E niente, e quindi io in lei ho visto la forza di questa lupa, eccetera, e lei invece mi chiamava lupacchiotta, nel senso che io questa forza che ha lei su alcune cose della vita, che non... poi invece lei ha su altre e io sono, ecco, che io ho uno su straccio. Altre. Però nei sentimenti, per esempio, io sono una che la gente mi può passare sopra a tappetino perché sto malissimo. Quindi lei invece mi ha insegnato a lottare un pochino di più e di questo le sono enormemente grata, perché ci sono dei momenti della vita in cui tu hai bisogno di qualcuno che ti dica: guarda che datti una mossa perché non puoi stare così. Fiorda, tu invece da lei che stai prendendo? Io ho un'amica alla quale posso dire, parlando sia della carriera, parlando anche sentimentalmente, posso dire tutto quello che penso, tutto quello che provo, sia in negativo che in positivo, sapendo di avere un'amica che non mi giudica, un'amica che mi capisce, un'amica che non mi verrà mai, non mi prevaricherà. Ecco, non mi prevaricherà mai. Bellissimo. Che non pensa mai male di me e che capisce tutte le mie sofferenze e per me
Io so già che a lei gli dico, guarda, oggi proprio mi sento così, pipipipi, oppure oggi sono felice per questo. Io so di avere una che mi capisce, ma per me è di un'importanza basilare. Ma lei lo avverte anche, se lei non rispondo, lei sa, io... Io so già che cosa succede, c'ho già il film tutto davanti. C'ho già il film. Vi regalate comunque allegria anche, molta, questo non è da poco. Sì. Come sentite, ci sono dei giorni che a me mi girano, lei mi lascia stare o che lei gli gira, nella lascia capire stare. Quando esserci com'è, esserci. Ma no, nella no, maniera è giusta, veramente per me la prima poi volta carina, che mi ma succede. Prima, ma prima mi ha truccato lei. Cioè prima, cioè si è messa lì, no? Col pennello, prova questo, prova quell'altro, esce, mi compra la matita per gli occhi. Sei un mito, cioè, siete carina. Ma perché io, se lei è bella, allora, c'è questa cosa che è un po' speciale fra di noi. Che io non sono contenta se lei non sta bene, in video così. Io sono felice quando lei è bella. Ma vi vedete quanto siete belle? No, ma io sono felice, non sono niente. Quelle donne. No, esiste quella bellezza del cuore che si supera. Io se lei non sta bene con una cosa sono la prima che glielo dico. E lei dico. È quella che le dico sempre, da quest'estate ho messo su 5 kg, non male. Riesco, no. Meno male, no, meno male se sei così bella. Allora lei comincia a fare... Allora, tu stasera, ecco, e per 3 sere, ecco, non mangi niente di col sale, così vedi come ti sgonfi, ma manco per niente. I piccoli trucchetti. Allora, Rita e Fiorda, noi vogliamo regalarvi, voi ci avete regalato magia e lo fate attraverso questo libro, Il Cacciatore di Stelle e altre fiabe, che vi abbiamo fatto vedere anche in grafico, lo guardate in questo momento. Dateci la possibilità di ricambiare. Vi portiamo in una città che è meravigliosa come Viterbo. Ah, pensavo ci davi la colazione. No, tra un po' subito dopo, no, perché abbi pazienza. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, cornetti fragranti. Ti portiamo a Viterbo perché c'è il villaggio di Babbo Natale. Ah, beh, e allora Enrico sì. Selleri, andiamo. Allora sì. Buongiorno da Viterbo, noi in realtà una ottima colazione l'abbiamo fatta in una delle tante bancarelle e casette in giro per il centro storico. Noi siamo in un bosco innevato, ma in realtà siamo sempre nella piazza della cattedrale, qui nel capoluogo della Tuscia a Viterbo, e per raccontarci che cosa avviene in questo mese natalizio qui a Viterbo siamo con Filippo Rossi, che è il direttore artistico della Fondazione Caffeina, la fondazione che ha ideato insieme alla città, insomma, questo grande villaggio globale all'interno della città di Viterbo, tutto dedicato al Natale, tra, possiamo dirlo Filippo, tra fantasia, magia, ma anche tra tradizione, storia e fede. Beh, partiamo dalla fede, la spiritualità, per arrivare alla fantasia del Natale contemporaneo. Ovviamente i bambini questo chiedono. Noi abbiamo voluto adattarci alla storia, alla tradizione viterbese, quindi al Medioevo viterbese, riempiendolo in questi 38 giorni di tanta fantasia, ma soprattutto di tanto spirito natalizio. Lo vedremo, una città che già da sola è un grandissimo e bellissimo salotto, che si predispone come scenografia naturale ad un villaggio itinerante di Babbo Natale e del Natale in generale, però veramente sono state scelte tantissime location per la famiglia e per i bambini. Beh, noi abbiamo voluto costruire una città dei bambini e delle famiglie. Questo è stato Viterbo, il centro mediale di Viterbo, San Pellegrino, è un presepe vivente di suo, cioè non dovevamo fare molto, anzi noi siamo stati molto attenti anche nelle luminarie, ad essere molto molto attenti a non esagerare, e quindi abbiamo messo poche luminarie nei punti giusti per cercare di esaltare l'architettura della nostra città. E questo lo vedremo più tardi, ma prima vogliamo portarvi subito un regalo che facciamo alle famiglie e ai bambini che ci stanno ascoltando in questo momento, nella casa forse più visitata, la casa di Babbo Natale. Andiamo a vedere. Sono Elisa, una delle fatine della casa di Babbo Natale, sto con i miei amici elfi e stiamo aspettando le persone che entreranno, d'accordo? Venite con me, prego! Ecco.
eccoci arrivati nella stalla di Babbo Natale, una delle stanze più importanti. Perché? Perché qua crescono e si riposano le nostre renne in vista del 25. E abbiamo anche la nostra slitta già piena di regali perché sono pronti per essere consegnati. Ed eccoci nella cucina di Babbo Natale. In questo luogo dovete sapere che il nostro Babbo Natale ha due aiutanti. Uno gnometto che si occupa delle decorazioni e un altro gnometto che sta pranzando oggi, mangia funghi e si occupa anche del cammino, perché anche il nostro Babbo Natale si deve scaldare. Ultimi ma non meno importanti abbiamo i topini che stanno cucinando la marmellata, perché anche loro sono a tutti gli effetti aiutanti del nostro Babbo Natale. Vi saluto perché adesso siamo arrivati all'incontro più atteso, quello con Babbo Natale. La richiesta in particolare è stata di una bambina che mi ha detto: voglio un dono grosso da Babbo Natale. Dico: ma che dono è? Ci vorrei che il babbo e la mamma si rimettessero insieme. E io il cuore mi si è aperto proprio per questa bambina. Poi hanno chiesto molti libri anche i bambini, ho visto che hanno chiesto i libri anche i bambini. A tutti quanti auguri di Buon Natale a tutti i bambini del mondo, anche quelli che sono poverini, ecco, i poveri, ecco. E poi voglio dare un grande abbraccio ai bambini di Amatrice, dove è stato il terremoto. Buon Natale a tutti quanti a voi, che Gesù Cristo ci dia un buon amore per tutti quanti. E ci siamo stati anche noi nella casa di Babbo Natale, devo dire che non è solo per bambini, insomma queste fatine che ci hanno portato in giro con tanti elfi come Simone. Buongiorno Elfo. Sì, sono Simone Elfo. Parla italiano? Com'è? Certo. Parla lappone? No. Sono Elfo Simone, l'italiano e lo zecchiere. Lo zecchiere, poi vedremo anche questo nelle immagini, perché c'è una location particolare all'interno del percorso dove si battono le monete viterbesi, i viterbini. Ma questo insomma lo vedremo più tardi, sempre da Viterbo, con altre immagini, poi il presepio più grande del mondo. Grazie Enrico! Grazie di cuore, Viterbo già un incanto, ci andiamo anche per vivere questa atmosfera di Natale. Rita dalla Chiesa e Fiordaliso, due nonne veramente speciali. Noi le abbiamo fatto un pensierino perché ci avete fame, va bene così? Dire. Wow! Grazie! Che meraviglia, guarda. Ce lo siamo inventato così. Che carino, giusto... Ma avevi detto i cornetti. E da me dopo non ti accontenti mai, figlia mia, comincia con ma questo. Se fai una promessa devi mantenerla. Ho visto pure una torta di mele di non so chi, fatta in casa. Un minuto e mezzo a testa, io immagino le nonne a casa, sì. Ma glielo volete dare, non dico un consiglio, ma una dritta per far le nonne oggi? Rita, comincia tu. Tu alle altre nonne che forse hanno anche un po' di difficoltà ad intercettare l'affetto, lo chiamo così, dei nipotini, da dove partiresti? Dal gioco, imparare a giocare con i propri nipoti. Io sono stata messa in porta a parare i calci di Lorenzo, ovviamente, e anche quando mi diceva: nonna, non hai parato, va bene, però anche sui marciapiedi l'ho fatto. Quindi secondo me la cosa importante è proprio giocare con loro e mettersi in gioco con loro e cercare di parlare sempre bene del papà e della mamma, anche quando tu capisci che stanno sbagliando qualcosa, però dire: posso farti quanto un applauso? È bravo papà, quanto è brava mamma. Ci sono capito? Volte sono le nonne come voi che salvano anche i matrimoni dei figli, e questo va detto. Adesso io c'ho un po' di preoccupazione a chiedere la stessa cosa a Fiordaliso, guardami, tesoro mio. Io invece il consiglio che do ai nonni, ogni tanto di prendervi i vostri nipoti, sempre mia genera lo fa. La chiama mia genera. Mia genera lo fa, mi dà il permesso di poter fare questo.
Sono molto d'accordo su Rita, mai fare la parte dei genitori, ma sempre fare i nonni. Però se i genitori ve lo permettono, di prenderveli e di tenerveli in casa due giorni nel weekend, da dormire con loro, raccontarvi la favola prima di dormire, perché sarà sempre un ricordo che loro non dimenticheranno mai. Io dormo con mia nipote perché per fortuna non ho un compagno e quindi... Per fortuna! Va bene, questa la dice lunga, siete meravigliose! Quindi mi posso permettere di fare le nanne, di fare le nanne è una delle cose più belle con mia nipote, e quindi il consiglio è ogni tanto prendetevele proprio, state con loro se potete, chiaramente, state con loro uno, due giorni, dormirci assieme, passare tutto il giorno a giocare con lei, sì, perché questo sarà sempre nella loro testa. Fior d'Aliso e Rita Della Chiesa hanno catturato le stelle. Le hanno messe in un libro bellissimo che, perdonate, non regaliamo sempre sta roba elettronica ai bambini. Sì. I libri belli come questi vanno presi per loro e per noi. Grazie, grazie, grazie a voi. Guardate, io oggi, capitano giornate così, sono rare, insomma, dopo queste due regine, lo possiamo dire comunque, del palcoscenico, della televisione, eccetera. Ma ti sei messa contatto azzurro? No, tesoro, so così gli occhietti miei. Detto questo... Ne ho un'altra, ragazze, il nome è la signora Liana Orfei, che altro volete della vita? Pubblicità, buon Natale, grazie, buon Natale a voi.